Buone notizie per i pendolari che utilizzano il treno nella tratta Napoli-Salerno. Da questa mattina sono tornati a circolare i treni. Rete Ferrovie Italiane ha infatti ultimato gli interventi di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura avviati lo scorso 30 luglio. In particolare sono stati impermeabilizzati e consolidati 3 ponti in prossimità della fermata Salerno-Duomo, demoliti 2 cavalcavie pedonali tra Santa Maria La Bruna e Torre del Greco, rifatto un sottopasso a Santa Maria La Bruna e realizzati 2 tombini idraulici. L'investimento complessivo è stato di circa 5 milioni di euro. Durante la sospensione del traffico ferroviario il servizio era stato garantito con autobus sostitutivi. Parallelamente agli interventi di manutenzione straordinaria sono stati rimossi i detriti provocati dal crollo della palazzina a Torre Annunziata avvenuto il 7 luglio dello scorso anno. Intanto però sono pronte modifiche agli orari, il che ha sollevato gli animi di tanti pendolari e dell'utenza che quotidianamente usufruisce del servizio. A partire dal prossimo 11 settembre infatti entrerà in vigore una nuova tabella oraria con variazioni di non poco conto rispetto al vecchio orario. I pendolari sono sul piede di guerra. Vedendo il nuovo che entrerà in vigore, il Comitato Pendolari ha fatto osservare che il treno che da Nocera Inferiore diretto a Salerno e fino ad ora in partenza alle 7.27 è stato posticipato alle 7.35. In tal modo gli studenti pendolari saranno costretti a partire con il treno precedente delle 7.05. Anche le scuole si sono mobilitate per venire incontro ai propri studenti. L'Istituto Nautico, per esempio, di Salerno ha annunciato che, in concerto con altre scuole salernitane, farà richiesta di un anticipo di almeno 10 minuti per tutelare gli interessi degli alunni provenienti da Angri, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Cava dei Tirreni, che frequentano appunto gli istituti locali del capoluogo di provincia. Inoltre sarà fatta richiesta anche per un treno in previsione del ritorno, probabile alle 13.35.